Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con Nokia Lumia 920 e un guanto. Questa abbinata perché? Perché il Lumia in questione, il top di gamma di Nokia attuale, viene venduto come in grado di essere più sensibile rispetto ai vari altri telefoni sul mercato, per esempio iPhone, Galaxy, altri Nokia, tipo Nokia N8. Il problema essenziale qual è? Che noi finché non si vede non si crede, pertanto abbiamo preso un guanto spesso, come vedete, confrontate la dimensione appunto della mia mano. Andiamo quindi ad attivare il nostro Lumia. Come vedete, mantiene la possibilità di utilizzo tramite tocco tradizionale e tramite guanto, quindi la pubblicità stavolta è vera. Possiamo quindi andare a gestire la nostra pagina. Vedete, lo scorrimento può essere anche preciso, Occhio, come vedete io posso andare a fare il pelo alle piastrelle, mi garbasse farlo, perché sto cercando un'opzione particolare, posso tranquillamente farlo. Posso quindi andare anche nella lista delle applicazioni, anche in questo caso posso andare al pelo, oppure posso andare a lanciarle tutte in maniera da sfruttare lo scrolling cinetico. Possiamo bloccare a un certo punto, perché magari mi interessa Office, OneNote, perché appunto in questo punto c'è Office o OneNote, o la mia applicazione di particolare interesse, e il tutto, come vedete, quindi mi permette di andare a gestire con estrema facilità il telefono. Quindi la pubblicità in questo caso è vera. Andiamo di levarci mo' il guanto. Nelle impostazioni ricordate comunque, dunque, impostazioni, tel key, è verso il fondo, display più sensibilità, voi lo selezionate, all'interno controllate sia appunto selezionato, sensibilità al tocco alta, in questo modo quindi potrete utilizzare appunto il vostro guanto. Faremo comunque una comparativa diretta anche con iPhone, Galaxy e N8, così da pigliare dentro anche iOS, Android e Symbian come altri sistemi operativi, così facciamo vedere con il cambio hardware e il cambio sistema operativo cosa va effettivamente a variarsi. Vi anticipo comunque, la prova l'abbiamo già fatta per evitare di perdere inutilmente tempo, si scopre che il Lumia non si comporta affatto male. Detto ciò, quindi, è tutto. La prova con il guanto che qui abbiamo introdotto con il 920 è decisamente superata. Vedremo se ci saranno altri telefoni all'altezza appunto dell'utilizzo, per esempio con il guanto sulla pista da sci, per permettervi di rispondere a una telefonata senza stare lì a svestirvi integralmente, pigliare freddo e magari rischiare pure di perdere la telefonata. Ottima cosa, brava Nokia! Io ho concluso, non c'è altro da mostrare, in questo caso prova semplice e veloce, pertanto vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto, vi invito a seguirci attraverso il sito formobile.info e i relativi canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion, se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, un saluto, ci si vede online, a presto da Giuseppe Ragozzino.